È uscito il trailer ed è stato annunciato Metal Slug Tactics, ma la cosa più assurda è che il gioco c'entra fino a una certa, perché la notizia di questo video è fantapolitica con lo Yemen, una roba folle! Ciao ragazzi, sono Zerganti, siamo benvenuti in questo nuovo video. È stato annunciato nel Summerfest di ieri il piccolo trailer e due immagini e una GIF di Metal Slug Tactics. Rimanete con me fino alla fine di questo video, perché sì, all'inizio parliamo un po' del videogioco, ma c'è della fantapolitica all'interno di tutto questo che rende la notizia, secondo me, assurda e mind-blowing. Io sono un fan di Metal Slug, perché chi è nato come me negli anni 80 è comunque ha passato un lungo periodo della sua vita in sala giochi. Metal Slug è sempre stato un titolo SNK da sala giochi, da Gunner Run orizzontale, e ha fatto un po' la storia. Ed era un po' un peccato che effettivamente questo tipo di brand non, e la storia non fosse mai riuscita a sfondare almeno così tanto in Occidente con qualcosa di, non dico innovativo di nuovo, ma qualcosa che ritornasse un po' ai fausti di quel trash, chiamiamolo così, anni 90, della simulazione un po' buffa, un po' cartunesca e presa in giro di questa versione un pochettino di questi soldati un nazi, chiamiamoli così, e dei nostri eroi che andavano a liberare prigionieri e a fare il mazzo a questi, insomma, questi cattivi che poi erano di fatto poco cattivi, facevano molto ridere e basta. Ed è uscito Final Fantasy, certo, perché poi voglio parlare dopo di Final Fantasy Tactics, ed è uscito il trailer di Metal Slug Tactics, un tattico che, come dicevo prima, prende spunto da titoli alla XCOM, ma che vanno a ricordare molto per la grafica, per l'effort e per lo sviluppo, ad esempio Final Fantasy Tactics, Tactics and Ogre e altri titoli che abbiamo giocato e che gli appassionati del genere trovano come super soddisfacenti e appassionanti. Il fatto che ci siano al loro interno Marco, Eri, Fio e Tarma ci permette di avere quattro personaggi differenti che interagiranno in mappe sempre nuove e che avranno delle abilità, aumenteranno di livello e interagendo tra loro, mettendosi appunto con i loro turni, con le loro abilità, potranno fare anche dei combattimenti in combo, addirittura sui mezzi. Abbiamo visto che chiaramente Tarma è il piccolo, col suo piccolo caro armatino, vanno a interagire con anche i mezzi e ricorda in alcune situazioni, soprattutto nel trailer che penso che comunque abbiate visto sino adesso e che stia passando, e mi ha ricordato tantissimo uno dei giochi tattici probabilmente più belli della storia, che tutti noi abbiamo nel cuore, specialmente chi ha giocato tanto Game Boy Advance, che è Advanced Wars. Advanced Wars è qualcosa che secondo me manca nel panorama videoludico in questo momento. Speriamo che Metal Slug riesca in qualche modo, anche se in forma diversa, perché non abbiamo chiaramente quel tipo di vibe, ma mi ha ricordato col raid aereo, mi ha dato quell'impressione, mi è venuto in mente un pochettino a Advanced Wars. Questo mi rende super felice e l'arrivo, quindi l'idea di SNK di provare a portare questa nuova forma di Metal Slug mi rende super happy. Però c'è un però. Uno, innanzitutto non sapremo quando esce. E non sappiamo quando esce anche per un altro motivo. Ora tutto si rende molto più cupo e molto più... avete presente che comunque è sempre ambientato, è sempre stato, a parte le parti con appunto i simil tedeschi, no? Il simil regime, quindi quelli con le X al quale poi sembra appunto prendere spunto alcuni nemici anche del Tactics, siamo spesso ambientati in Medio Oriente, infatti avevamo il cammello come mezzo, vi ricordate tutto. Ecco qua arriva una brutta notizia. Apparentemente sembra che ci sia un piano di acquisizione di grosse fette di azioni e che è stato tentato ed è stato fatto anche l'anno scorso questo movimento da parte di un principe incoronato dell'Arabia Saudita, Mohammed bin Salman. Uno che ha detta, e non sono parole mie signori queste, ma lo dice Luke Plunkett, ok, quindi giornalista di Kotaku, non lo dico io come Zergantis, mi dissocio, che a detta sua sembrerebbe essere un tipo che la stampa descrive come colui che ha ordinato l'uccisione di alcuni giornalisti, di alcuni opponenti politici in prigione, che così sembra che bombardi ospedali e civili senza troppi problemi in Yemen, e ultimamente però sta tentando di, e si è creato un nuovo termine, di fare sport washing
o, in come in questo caso, game washing, quindi cercare appunto di ripulirsi la propria immagine e il proprio essere se stesso negli agli occhi del mondo occidentale. E sembrerebbe non ultima che questa operazione di acquisizione di grosse parti di SNK siano incentrate verso proprio quello, quello appunto di dire: mo, ma io vi faccio vedere che in verità, insomma, prendendo parte dell'azienda mi, tra virgolette, mi pulisco. Questo potrebbe essere chiaramente un'arma a doppio taglio, perché poi una volta che si acquisiscono grandi fette e si ha tanto potere decisionale, a quel punto niente vieterebbe a... Sembrerebbe, io non lo so, non lo conosco, ma mi fido di quello che dicono i giornali. Sembrerebbe che poi uno abituato a fare un po' quello che gli pare potrebbe dire: ok, sapete la cosa, da domani Metal Slug o non esce più perché va a ledere la mia sensibilità su determinati temi, oppure esce come dico io, in un altro modo, perché secondo me è sbagliato, bla bla bla. E una casa importante come questa, o comunque un qualunque altro tipo, si creerebbe un precedente che darebbe in mano a persone di dubbia provenienza, che non deve essere per forza quella parte del mondo, ma qualunque altra, il nostro amico Franco di, che cacchio ne so, di Sant'Ilario, che è qua, che un giorno, no, lui è un super criminale internazionale, che un giorno decide di comprarsi, che cavolo ne so, la 505 Games e decide di fare un gioco che vada un attimino a pulire la sua immagine e poi decida un po' lui di come far andare le cose. Questa è una roba che ho detto: cavolo, che figo, è uscito Metal Slug e tutto. Poi vado un po' a informarmi, metto le mani dentro la marmellata e ci mancava il principe dello Yemen. Io dico: ma non si sta mai tranquilli. Comunque, io vorrei sapere, io non penso che accada niente, però ecco, era, secondo me era molto interessante parlare anche di questa cosa, perché è qualcosa di unico. Per ora, tra quello che ho sentito e quello che ho visto. Se voi avete altre informazioni, avete sentito dell'altro, avete altri esempi, buttatemeli nei commenti. E soprattutto, però, parliamo di videogiochi, quindi ditemi che cosa ne pensate di quello che avete visto sinora. Lo potete trovare su PC, su Steam, andate sulla pagina, lo trovate col TBC, quindi data ancora da destinarsi, ma con un trailer bellissimo, anche con una parte di anime che vorrei vedere. Ditemi che cosa ne pensate di Metal Slug Tactics. Io arriverò con altri video riguardo ad altre cose che si stanno vedendo durante le 3, durante il Summer Fest, qualcosa che mi catturerà la mia attenzione, come vi ho già spiegato appunto in, nel video probabilmente di ieri. Io vi auguro una buona serata, vi invito a iscrivervi, vi invito a lasciarmi un like, a seguirmi anche su tutti i miei altri social. Vi ricordo che vado live tendenzialmente ogni giorno quasi alle 18, vi lascio sapere comunque sempre su Instagram, seguite Instagram per sapere quando vado preciso, così poi non rimanete a secco. Vi dico sempre con una storia o con un po' post se la live salta o se la live è confermata e a che ora andiamo. Vi auguro una buona serata e United States of Zerga. Ciao belli.